Amici, buonasera. Oggi parliamo della legge di Ohm, cioè praticamente facciamo la lezione che viene esattamente dopo quella di ieri sera sull'introduzione alla corrente elettrica. E ha di speciale questa video lezione che può essere benissimamente rivolta a ragazzini di terza media che per la prima volta si approcciano a questi concetti, a ragazzi di quarto liceo scientifico che li devono studiare in elettromagnetismo o anche addirittura al secondo anno di università, dove si fa il corso di fisica generale. Fisica generale 2, che tratta appunto di elettromagnetismo. Ovviamente dobbiamo cominciare con una polemica, perché se no la video lezione non sarebbe la mia. La legge di Ohm, prima. Hai sentito bene e hai visto bene il titolo. Esiste una sola legge di Ohm. La legge di Ohm. Georg Ohm, questo fisico tedesco, ha scoperto, perché la fisica si scopre, la matematica si inventa, ma la fisica si scopre, ha scoperto solo questa legge. L'altra, volgarmente detta seconda legge di Ohm, è una legge che esiste, ma non è la seconda legge di Ohm. Non si capisce per quale motivo nei testi della scuola superiore, da una decina di anni a questa parte, alligna questa pessima abitudine di chiamare, di parlare di prima legge di Ohm e di seconda legge di Ohm. Esiste solo una legge di Ohm e l'altra è un'altra cosa. E vediamo il testo, il Rosati di Fisica Generale, uno dei più bei libri di fisica generale che siano mai esistiti, che siano stato un bellissimo libro di fisica generale. C'è il libro di fisica 1 e il libro di fisica 2. Il Rosati, a pagina 35 mi pare, parla della legge di Ohm. Si vede e la enuncia anche. Legge di Ohm, sia nel titolo del paragrafo che nell'enunciato. Legge di Ohm. Legge di Ohm. Chiaro? Legge di Ohm, l'intensità della corrente elettrica che percorre un filo, eccetera, eccetera. La legge di Ohm. L'altra esiste pure e noi la vedremo. Però, come si vede, non c'è la minima traccia del fatto che questa sia una legge dovuta a Ohm e che sia appunto la seconda legge di Ohm. Esiste, noi ne parleremo, ma non è la seconda legge di Ohm. È chiaro? Per favore, smettiamola. Allora, a questo punto non si capisce per quale motivo si deve imbastardire la fisica in questo modo. La legge di Ohm è una sola. Allora, cosa dice la legge di Ohm? Praticamente si può ricavare, anche a livello intuitivo, oltre che sperimentale, da quello che abbiamo detto nella lezione precedente. Abbiamo visto che se c'è una differenza di potenziale fra due punti, si genera una corrente elettrica fra quei punti. Ecco, appunto, la legge di Ohm afferma che la corrente elettrica è direttamente proporzionale alla differenza di potenziale fra quei due punti. Per cui, se io ho un conduttore, e un metallo, è inutile dire conduttore metallico perché in fisica conduttore e metallo sono sinonimi. Se io ho un metallo e considero due punti A e B di questo metallo, fra questi due punti genero con una pila una differenza di potenziale che chiamo V, allora nel metallo osserverò il passaggio di una corrente elettrica. Nota la freccina in basso perché le correnti elettriche hanno modulo direzione inverso, ma non sono vettori, e quindi però c'è una corrente elettrica che è direttamente proporzionale alla tensione, cioè alla differenza di potenziale. A proposito, dire differenza di potenziale, abbreviato per gli amici DDP, differenza di potenziale, o dire tensione, è esattamente la stessa cosa. La tensione elettrica, semplicemente tensione, o differenza di potenziale, in fisica sono sinonimi. Puoi dire ugualmente bene differenza di potenziale oppure tensione, e si indica con V grande. Allora, dice Ohm, la nota Ohm, ha notato sperimentalmente con delle misure Ohm, che la corrente elettrica che scorre è direttamente proporzionale alla tensione. Quindi, corrente elettrica direttamente proporzionale alla tensione. Chiaro? La tensione è la causa, la differenza di potenziale è la causa, e la corrente è l'effetto, esattamente come in meccanica. Se tu hai un dislivello, per esempio dal punto A al punto B,
Allora, se c'è un dislivello, una pallina di massa m scende da A verso B, se c'è il dislivello. Se il dislivello, e quindi il dislivello è la causa della discesa della pallina di massa m, se il dislivello non c'è e A e B sono alla stessa quota, è chiaro che la pallina, se si trova in A, la pallina di massa m, se si trova in A, in A rimane. Se invece c'è il dislivello, la pallina, c'è una corrente, in questo caso non di elettroni ma di palline, che va da A a B. Chiaro? Quindi, così come la differenza di livello causa il moto di una pallina, dal punto a quota più alta al punto a quota più bassa, la differenza di potenziale causa la corrente elettrica. Quindi, attenzione, la corrente elettrica è la tensione, la differenza di potenziale è la causa e la corrente è l'effetto. Ci siamo? Questo punto l'ho trattato anche nel mio libro, Percorsi di didattica della fisica, e perché nelle leggi fisiche la causa va sempre al secondo membro. Quindi nella legge di Ohm noi dovremmo avere al secondo membro la tensione e al primo membro la corrente, perché la causa, cioè la tensione, va al secondo membro. Purtroppo Ohm è un ingegnere, questo ingegnere tedesco Georg Ohm, praticamente non è che sia un genio di altissimo livello come Newton, è un ingegnere a cui piace che le cose funzionino. Newton era un grandissimo genio e stava attento anche alle questioni di natura epistemologica, di natura logica, e nel suo MA uguale F, per questo è enunciato MA uguale F come MA uguale F e non come F uguale MA, perché capisci bene che in meccanica la forza è la causa e l'accelerazione è l'effetto. E la forza nelle leggi fisiche va sempre al secondo membro. Newton a queste cose stava attento e ha enunciato il principio fondamentale della dinamica esattamente in questa forma, con la forza al secondo membro. Georg Ohm è semplicemente un bravissimo ingegnere a cui interessa soltanto che le cose funzionino. Non gliene frega niente della differenza tra causa e effetto. E infatti, quindi, ha enunciato la sua legge dicendo che V è uguale a R per I. Vedi, la tensione che è la causa l'ha messa al primo membro. E quindi tradizionalmente noi enunciamo la legge di Ohm in formula in questo modo, però in effetti dovrebbe essere R per I uguale V. Però, chiaramente, il significato poi effettivo è lo stesso. V uguale R per I. Tensione e corrente sono direttamente proporzionali, qua sembra che la tensione sia direttamente proporzionale alla corrente, ovviamente invece il contrario, e il coefficiente di proporzionalità, anziché indicarlo con il generico K, Ohm l'ha indicato con la lettera R e l'ha chiamato resistenza elettrica del particolare conduttore in esame. Quindi V uguale R per I. Cosa dice dunque la legge di Ohm e non la prima legge di Ohm? La legge di Ohm cosa dice? In un conduttore, in un metallo, la tensione fra due punti è direttamente, dunque la tensione fra due punti è espressa dal prodotto della resistenza elettrica per la corrente. Cioè, se noi in un metallo generiamo una differenza di potenziale, osserveremo il passaggio di una corrente elettrica. Secondo la formula V uguale R per I. Questo coefficiente di proporzionalità si chiama resistenza elettrica e ovviamente con la formula inversa si può dire che sia R uguale V fratto I. Quindi la resistenza elettrica, la legge di Ohm in un certo senso potrebbe intendersi anche come definizione della resistenza elettrica. Che cos'è la resistenza elettrica di un particolare materiale? È il rapporto fra la tensione ai suoi capi e la corrente che in esso circola, V fratto I. Quindi la resistenza elettrica, per questo si chiama resistenza elettrica, perché in un certo senso esprime la difficoltà che la corrente ha nel passare attraverso un conduttore. Perché vedi, se la resistenza elettrica è elevata, la corrente che ha il denominatore è piccola. Se la resistenza è piccola, la corrente è elevata, no? Quindi bassa resistenza, alta corrente, grande resistenza, bassa corrente. Resistenza elettrica e corrente elettrica sono inversamente proporzionali. V e I sono direttamente proporzionali, ma R e I sono inversamente proporzionali. È chiaro? Quindi la resistenza elettrica, il cui simbolo circuitale è questo, quello l'abbiamo visto anche la volta scorsa, è questo, la R. Vedi, e questo è proprio a livello di simbolo circuitale, proprio vuol farti capire la difficoltà
che una resistenza elettrica causa il passaggio della corrente, perché se io ho una corrente che circola proprio in questo senso, troverà difficoltà se c'è una resistenza elettrica, perché R è uguale a V fratto I. Se R è grande, I sarà piccola, ripeto, se R è piccola, I sarà grande. Quindi vedi, questa specie di serpentina, questa dentatura che c'è nel simbolo, vuole indicare proprio che quando incontriamo una quando la corrente incontra una resistenza elettrica, appunto incontra una certa resistenza, cioè ha difficoltà a passare. Più grande è la corrente, più piccola è la resistenza e viceversa. Come si misura la resistenza elettrica? Abbiamo visto nella lezione precedente che la tensione si misura in volt e la corrente si misura in ampere. Quindi, siccome R è uguale a V fratto I, come avevo già scritto prima, praticamente nell'MKS la tensione si misura in volt, la corrente si misura in ampere, e allora l'unità di misura coerente MKS per la resistenza elettrica, in onore a Georgo Ohm, è proprio l'ohm. L'unità di misura è l'ohm. Quando la scriviamo per esteso, ovviamente, come unità di misura, lo scriveremo in lettera minuscola. Ohm, invece, il cognome di Ohm, di Georgo Ohm, si scrive con la lettera maiuscola. E allora, siccome l'ohm è un'unità di misura derivante da nome di persona, deve avere un simbolo maiuscolo. Non poteva essere la O maiuscola il simbolo della unità di misura della resistenza elettrica, perché si confonderebbe, si sarebbe confusa sempre con lo zero. E allora è stata scelta la omega maiuscola, l'ultima lettera dell'alfabeto greco, omega. La omega è una lettera bellissima come tutte le lettere greche, minuscola è così, maiuscola è così. E ti conviene impararle fin da ora, perché ci sono delle grandezze, c'è una grandezza fisica che si chiama pulsazione, oppure anche la velocità angolare, che viene indicata proprio universalmente con questo simbolo, quindi ti conviene impararla. La O in greco si dice in due modi, questa è la O lunga, perché c'è pure la O breve che si chiama omicron e si indica esattamente come la nostra O. E omega minuscola e omega maiuscola. La omega minuscola serve per tante grandezze fisiche, ti conviene impararla. La omega maiuscola è il simbolo dell'unità di misura della resistenza elettrica, un ohm. Quindi diremo che un conduttore presenta la resistenza di un ohm quando se sottoposto alla differenza di potenziale di un volt, in esso circola la corrente di un ampere. Chiaro? Oh. La resistenza elettrica, ed è qui l'equivoco sulla cosiddetta seconda legge di Ohm che non esiste, la resistenza elettrica però di fatto dipende anche dalla geometria del conduttore, cioè dalla sua lunghezza e dalla sua sezione. Perché se abbiamo un conduttore, per esempio così, di lunghezza L, e l'area della cui sezione, cioè questa, è S, l'evidenza sperimentale attesta che la resistenza elettrica comunque di questo conduttore è direttamente proporzionale alla sua lunghezza, ma inversamente proporzionale alla sua sezione. Il coefficiente di proporzionalità fra la resistenza elettrica e la geometria del conduttore L fratto S non si chiama R in questo caso, e neanche il generico K, ma si chiama ρ, un'altra letterina greca che ti conviene imparare, perché in fisica tradizionalmente si usa anche per indicare la densità di un materiale. Rho. E quindi diremo, se per la formula che esprime il valore ohmico della resistenza di un materiale in funzione della sua geometria, diremo semplicemente R uguale rho per L fratto S. E questa è appunto la legge semplicemente che connette il valore ohmico della resistenza di un materiale con la sua geometria. Non è la seconda legge di Ohm. Chiaro? R uguale ρ per L fratto S. Esprime che la resistenza elettrica sia direttamente proporzionale alla lunghezza di un conduttore, inversamente proporzionale alla sua sezione. Come si misura la resistenza elettrica? Beh, e intanto se ricaviamo con la formula inversa ρ da qui, vedi, viene ρ uguale R per S fratto L. R per S fratto L. Quindi nell'MKS ρ come si misurerà? Ma se la resistenza si misura in ohm, la superficie ovviamente in metri quadrati e la lunghezza in metri,
avremo praticamente come unità di misura ohm per metri quadrati diviso metri. Ovviamente semplifichiamo e quindi scopriamo che la resistività di un materiale si misura in ohm per metro. Se abbiamo un metallo che conduce molto bene la resistenza elettrica, la resistività sarà diciamo molto bassa. Il legno invece avrà i legni avranno una resistività molto alta, perché i metalli conducono benissimo l'elettricità, i legni la conducono malissimo. Quindi i metalli avranno una bassissima resistività, i legni avranno un'altissima resistività. Ma la resistività, come si dice con un'espressione elegante, è tabulata in letteratura, cioè per i vari materiali tu in qualunque testo di fisica 2 vedi la resistività ovviamente misurata in ohm per metro. Allora finiamo con il principio di funzionamento del cosiddetto reostato a cursore. Che cos'è il reostato a cursore? È una resistenza che praticamente ha un contatto strisciante. Perché vedi, se questo è un contatto strisciante, si dice, posso spostare questo contatto alla mia sinistra o alla mia destra, che cosa succede? Quando il contatto strisciante è più a sinistra, la lunghezza del conduttore, che è tutta questa, diminuisce. Se invece sposto il contatto strisciante verso destra, la sua lunghezza aumenta. Ecco come ti realizzo una resistenza variabile, il cui simbolo circuitale è quello di prima, però con una freccia così. Resistenza variabile, perché appunto lasciando inalterata la sezione, se aumento la lunghezza aumenta la resistenza, se diminuisco la lunghezza diminuisce la resistenza, e quindi ti ho realizzato una resistenza variabile. Si chiama reostato, in particolare a cursore, perché il contatto strisciante prende il nome di cursore. Ecco, chiaro? Ovviamente variando la resistenza in un circuito posso variare la corrente. Aumento la resistenza se voglio diminuire la corrente, diminuisco la resistenza se voglio aumentare la corrente. È esattamente quello che vediamo, che è quello che succede. È esattamente quello che succede quando in un qualunque apparato radioricevente abbiamo la dunque agiamo sul volume di ricezione del segnale. Come aumento il volume? Praticamente facendo affluire più corrente nel circuito. Come diminuisco il volume? Facendo affluire meno corrente. Quindi aumento il volume diminuendo la resistenza, diminuisco il volume aumentando la resistenza. Quindi quando noi con il ditino agiamo su una manopolina oppure sul tastino di un telecomando che aumenta o diminuisce il volume, indirettamente agiamo su un reostato a cursore. Perché se vogliamo aumentare il volume, evidentemente la resistenza diminuisce in modo che la corrente aumenti. Se vogliamo diminuire il volume, la resistenza aumenta in modo che la corrente diminuisca. Praticamente il principio di funzionamento del reostato a cursore è utilizzato in qualunque apparato radioricevente nel momento in cui si vuole variare il volume, alzare il volume oppure abbassare il volume. Spero di essere stato chiaro. Arrivederci.